Amici sportivi del Mala, appassionati del grande ciclismo, benvenuti al video commento della tappa numero 11 del Giro d'Italia 2020, la corsa più bella e dura del mondo nel paese più bello del mondo. Indubbiamente oggi è stata una tappa interlocutoria, 182 km da Porto Sant'Elpidio a Rimini, c'era solo un GPM che poteva un secondo, magari, ma proprio lontanamente, cambiare qualcosa durante la corsa. Ovviamente non è servito a niente quelle GPM, volata di sicuro. Potevamo aspettarci e così è stato. I fuggitivi che oggi sono andati in fuga non hanno avuto molte chance di giocarsi la vittoria, però, come al solito, prima di andare approfonditamente a commentare la tappa di oggi, andiamo a vedere che cosa hanno affrontato oggi i corridori sotto l'aspetto planimetrico e altimetrico. In sostanza, i cinque fuggitivi che oggi hanno tentato questa coraggiosa azione da lontano, anzi dal chilometro zero, per magari approfittare di un accordo abbastanza difficile da raggiungere all'interno del gruppo della maglia rosa, ovvero Baez, Mazzucco, Romano, Armé e Frapporti, uomini dell'Androni, della Bardiani, della Lotto Soudal e della Vini Zabu, hanno tentato questa impresa incredibile. Purtroppo non ci sono riusciti, soprattutto con Armé, per pochissimo, perché è stato poi ripreso. È stato l'ultimo poi a essersi arreso ed essere ripreso dal gruppo della maglia rosa a 6 km e mezzo, e hanno cominciato alla preparazione dei velocisti per la volata. La volata di Rimini è stata un'altra volta perentoria e senza sconti a nessuno, nel senso che a vincere è stato colui che per adesso nelle volate ha prevalso, e ci dobbiamo veramente deliziare e tenerci stretto questo corridore che, ragazzi, su quattro volate, compresa quella di oggi, quattro ne ha vinte, ovvero parliamo di Arnaud Démare della Groupama FDJ, il leader della classifica della maglia ciclamino, che ieri si era visto, diciamo, rosicchiare tantissimi punti da Peter Sagan. Oggi qualche punticino lo recupera. La sua volata è perentoria, è così dominante che, ragazzi, ha rifilato addirittura quasi una bici di svantaggio a tutti gli altri. Cosa c'è da dire? Diciamo, c'è solo da dire che negli ultimi 600 metri, nelle volate, c'è sempre un uomo della Groupama FDJ a lanciare Démare, gli altri arrancano e, ragazzi, c'è poco da fare. Quando un velocista ha un compagno di squadra agli ultimi 600 metri in prima posizione, 90 su 100, quel velocista azzecca tutto e andrà a vincere la volata. Per Démare è valso questo discorso nella tappa di oggi. Bravo e anche fortunato ad avere dei compagni così, perché insomma, vincere 4 tappe su 4 in volata al Giro d'Italia non è cosa da tutti i giorni. Bravo Démare, bravo anche Sagan a rosicchiare comunque ancora dei punti, non guadagnando chiaramente su Démare ma anche sugli altri velocisti. Rimane in scia però, ragazzi, togliere questa maglia ciclamino a Démare nelle volate è veramente complicata. Nella classifica della maglia rosa non cambia assolutamente niente, quindi per l'ennesimo giorno consecutivo Almeida torna
E rimane maglia rosa, anche le altre classifiche rimangono invariate. Domani invece da Rimini ci sposteremo a un territorio davvero importante e molto veramente iconico per tutti gli appassionati di ciclismo, non solo italiani, ma anche stranieri, ovvero Cesenatico. Partenza e arrivo a Cesenatico nella 12ª tappa di domani. Si affronterà la Nove Colli, in pratica metro per metro, una delle gran fondo più faticose e affascinanti in Italia, con tantissimi GPM, per carità non importantissimi, ma con un sale e scendi continuo, le gambe si faranno abbastanza sentire in maniera dura e chi resisterà di più porterà a casa la vittoria di domani. Però quando si dice Cesenatico, quando si parla di ciclismo, il primo pensiero deve per forza essere quello di ricordare Marco Pantani. Se oggi abbiamo ricordato il grande Sic durante il passaggio della corsa a Coriano con uno sprint intermedio, domani sarà praticamente tutta la giornata dedicata a Marco Pantani, perché appunto la partenza e l'arrivo saranno esattamente a Cesenatico. E ragazzi, è un qualcosa di molto bello, affascinante e soprattutto romantico che vedremo domani nella tappa numero 12, che ovviamente andrò a commentare insieme a voi dopo la fine della tappa, quando ovviamente rientrerò dal lavoro. Per il momento è tutto con il Giro d'Italia, ci vediamo domani sera per il video commento della tappa numero 12, quella dedicata a Marco Pantani a Cesenatico, sempre qui e solo con il Mala!